Grazie della consegna postale. Ti auguro una bella giornata. Sei nuova qui, vero? Sono Cozy Glow, l'assistente della professoressa Sparkle. Benvenuta in questa scuola. La tua prima lezione è proprio in fondo al corridoio. Parola che definisce il lavoro di squadra. Hai provato sinergia? È giusto! Grazie, Cozy! No, a chi servono gli amici? Buongiorno, professoressa Sparkle. È arrivata la posta! Che ora è? Sono in ritardo per la gita di classe a Nuvola City! Stia tranquilla, ho chiesto alla professoressa Rainbow Dash di sostituirla. E lei ha detto di sì? Le ho detto quanto è impegnata e quanto significhi per lei la sua dedizione. Ho anche ordinato le lezioni per colore ed elemento dell'amicizia e schedato gli artefatti magici. Spero non le dispiaccia. Dispiacermi? Così è fantastico! Sei il mio zoccolo destro! Non so come farei senza di te. È come mi ha insegnato. Aiutare è parte integrante dell'amicizia. Proprio così. E spero che i miei studenti lo stiano imparando nella gita scolastica. Se ho capito bene, prima faranno un po' i turisti. Ta-da! State ammirando la fabbrica del meteo. Ogni goccia di pioggia o fiocco di neve di Nuvola City vengono prodotti lì dai Pegasi. Wow! È bella, vero? Dove guardate? Il meglio è da questa parte. Che bello! Non ero mai salita su una nuvola prima d'ora. Non potresti farlo senza il mio incantesimo che ci permette di camminare come i Pegasi. Ehi, Iona! Vieni a vedere che panorama! A meno che tu non abbia troppa paura. Io non ho paura! Ah! Ora Iona ha paura! My little pony, my little pony, ah. Avventure e allegria, dal cuore in poi, amore sia, sii gentile, dai è facile, la magia è insieme a voi, sì, ma i migliori amici che potrai volare, ricordi? Volare, non precipitare! Non capisco perché il mio incantesimo abbia smesso di funzionare. Questa è la prima volta che succede. Abbiamo un'emergenza! Gli studenti sono caduti dal cielo! Calmati, che è successo? L'incantesimo che ho fatto per la gita a Nuvola City a un certo punto è svanito! Abbiamo preso tutti appena in tempo! Meno male che state bene. Sono sicura che non c'è niente di cui preoccuparsi. Avrei sbagliato incantesimo. Diamo un'occhiata. Non l'ho lasciato cadere io. Forse hai sbagliato incantesimo? Rari ti ha sbattuto contro la porta. La mia magia è sparita. Ho persino dovuto usare gli zoccoli per accorciarmi la coda. Non c'era niente di cui preoccuparsi? Ma non ha alcun senso. La magia non può scomparire. Ci deve essere una causa scatenante. Oh, non abbiamo fatto una lezione su una creatura che mangia la magia? Tri qualcosa? Oh, Tirek! Ma non hai intrappolato a Tartaro? Spike, che cos'hai? Oh, grazie, non mi era mai rimasta incastrata una lettera. Pensate, arriva da Princess Celestia. Siamo convocati per una riunione d'emergenza a Canterlot. Guarda!
Penso di sapere di cosa si tratti. In tutta la città, i pony riferiscono della loro magia che fallisce e di pozioni e incantesimi che non funzionano. È difficile anche fare sorgere la luna. Avete problemi simili a Ponyville? L'abbiamo sperimentato noi per prime. Succede lo stesso nel mio regno. Il cuore di cristallo sembra al sicuro per ora, ma se continua così è preoccupante. Lettera per le principesse da Starswirl il Barbuto. Oh, è anche peggio di quanto temessimo. La magia sta scomparendo dall'intera Equestria. Secondo Starswirl, il potere si esaurirà nel nostro mondo in 3 giorni. Prima saranno gli unicorni a perdere la loro magia. È quello che sta succedendo! Il secondo giorno, le creature perderanno le loro abilità magiche. È terribile! L'ultimo giorno, gli artefatti magici perderanno il loro potere. E quando il terzo giorno il sole tramonterà, la magia scomparirà dal nostro mondo per sempre! Ma perché sta succedendo tutto questo? Non ne abbiamo idea. È questa la cosa peggiore. Qualcuno ha controllato Tirek. Il grosso e spaventoso centauro che mangia la magia. Perché mai dovremmo... Oh, certo. Se avesse trovato un modo per fuggire dalla sua prigione o magari di poter agire da lì, allora potrebbe essere veramente lui il responsabile. Finora è l'unica ipotesi sensata. Qualcuno dovrebbe indagare. Andremo noi. Oh, no, 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 no. No, senza di noi tu non... Aspetta, hai detto noi? Ho finalmente imparato che è giusto contare sull'aiuto degli amici. Voi volete venire, vero? Certo! Grazie a tutte. Noi troveremo il modo di proteggere Equestria in vostra assenza. Fai attenzione. Il Tartaro non è più quello che conosci. Ora ci sono molte altre creature pericolose e tu non puoi fare affidamento sulla tua magia. Con le amiche al suo fianco non le servirà. Quindi hai il mio programma di lezioni, le schede degli studenti e gli appunti sul piano di studi. E se qualcosa non va, cerca Celestia. Capito. Forse dovrei mandare gli studenti a casa e chiudere la scuola. Vuoi deciderti ad andare a salvare Equestria? Bene, così ci ha fatto le valigie per il viaggio nella dimora dei cattivoni. E non dimenticatevi i panini. Per sicurezza li ho distinti tutti. Starlight odia la senape. È un pensiero molto carino, Cosy, ma Twilight preferisce che resti a dirigere la scuola. Oh, dopo quanto è successo l'altra volta, credevo... Se sopravvivi a Discord, qualunque altra cosa è un gioco da ragazzi. E poi ci sarai tu ad aiutarla. Oh, caspiterina, sì! Prometto che sarò l'assistente migliore del mondo! Possiamo andare subito a lavorare sul programma della vice direttrice, se vuole. Caspita, d'accordo. Visto? Non c'è motivo di preoccuparsi. Non c'è motivo di preoccuparsi. Buongiorno a voi, studenti di amicizia. So che siamo tutti tristi per la partenza della direttrice, ma state tranquilli, ha lasciato me a sostituirle e io farò tutto esattamente come farebbe lei. Credevo che sarebbe stata Starlight Glimmer la sua sostituta. E lo era, ma mi ha scritto questo. Parto anch'io. A Twilight serve il mio aiuto. So che la scuola sarà diretta benissimo da te, così. È stata così carina. E noi non deluderemo Starlight, vero? Non la deluderemo, no, no! Beh, è piuttosto strano, non credi anche tu? Non so a cosa ti riferisci. Cioè, perché avrebbe cambiato idea? Perché Starlight lascia un biglietto anziché venire a dircelo lei stessa? Non ha proprio alcun senso. Sì, sì, ha ragione. Oh, Smolder, noi non siamo dei draghi complottatori. Noi siamo pony. Sembra che qualcuno abbia bisogno di fare un po' di compiti di amicizia in più. Anche Yak non è pony. Se Smolder più compiti, Yona più compiti pure. E anche io. Pure io. Ah, sì! Festa dei compiti! Ah, va bene. Che grande lealtà! La professoressa Rainbowdash ne sarebbe fiera! Siete proprio dei buoni amici! Lo siete tutti! E ne sono felice perché sarà terribilmente arduo gestire l'intera scuola da sola. Posso contare sull'aiuto di tutti voi? Sì! Vi ringrazio tanto! E come ci hanno detto le professoresse, insieme possiamo fare qualunque cosa! Yes.
abbastanza di queste mosche orribili. Mi manca tanto la mia magia. Hai provato a usare la coda per scacciarle? Oh, ma cosa dici? Il suo scappo è solo decorativo. Dai, non sapevo che avessimo dei cupcake verdi. Infatti no, si saranno guastati senza la magia per tenerli al fresco. Magia qui, magia là. Non ci serve la magia per un'escursioncina. Che stavi dicendo? Dovete soltanto pensare come noi pony terrestri. Il torsolo Apple mai più morsi di Granny terrà lontane le mosche. Puzza tanto quanto è brutto. Il nostro cibo è avariato, ma questi mirtilli sono buoni da mangiare. Peccato che non possiamo fare niente per il temporale. Non posso fermare il temporale da sola, ma posso aiutarvi. Penso che la sola magia che ci serve sia proprio qui. Non che io non desideri recuperarla. Andiamo! Così ha fatto dei dolcetti per la nostra classe oggi. E ha fatto a tutti dei braccialetti dell'amicizia. È il pony più dolce che conosca. Sono contentissima che sia la direttrice. Temporaneamente, non è vero? Oh, certo. Ma se Twilight stesse via più tempo, non mi dispiacerebbe affatto. Finalmente! Credevamo avessi scordato il gruppo di studio. Scusate il ritardo, Cosy ha dato alla nostra classe i biglietti del concerto di Sapphire Shores di stasera. Non sembra anche a voi che Cosy stia facendo di tutto per piacerci? O magari vuole solo aiutarci a non pensare a quanto sia spaventoso che la magia stia scomparendo. Io non mi fido di lei. Cosa c'è dietro quegli occhioni e sotto quella massa di boccoli? E poi perché Pony Cosy viene anche lei catacombe così tardi sera? Andiamo a chiederglielo. Questa è l'unica porta per il tartaro. La buona notizia è che il sigillo è integro, vuol dire che Tyrek non è scappato. Fammi indovinare, c'è anche una cattiva notizia. L'ultima volta ho dovuto usare la magia per entrare e a quanto dice Starswirl, tutta la magia degli unicorni è scomparsa ieri al tramonto. Forse si è sbagliato. Tranquilla, Twilight. Me ne occupo io. Consegna pizza gratis! Ha sempre funzionato. Pazienza. Qualcuno di voi ha con sé qualcosa di realmente utile? Questi oggetti fanno magie, ma non del genere che serve a noi, temo. Che ne dite di questo? È la chiave delle entrate libere. Dove l'hai trovata, Spike? Ce l'avevi tu! L'avrà messa così Glow nella tua borsa! Si può dire che ha pensato proprio a tutto! A cosa serve quella? Apre magicamente qualsiasi porta. E dato che gli artefatti non hanno ancora perso il loro potere... Pare serva una volta sola. A meno che la pietra non saltelli. Penso abbia perso la sua magia anche lui. E così anche tutte le altre creature. È il secondo giorno ed è come ha detto Starswirl. Dovrei gioire di sentirmi al sicuro, invece mi rattrista soltanto. Dobbiamo fare qualcosa. Princess Twilight? Oh cielo, è partita per una missione! Sto gestendo la scuola per lei! La magia sta sparendo in tutto il nostro mondo e lei decide di lasciare una puledra a gestire l'istituto? Sì, signore! C'è qualcosa che posso fare per lei? Non ce ne sarà bisogno. Porrò fine a questa follia di Twilight. D'ora in poi sarò io il direttore della scuola e ho un bel po' di cambiamenti da mettere in atto.
nostri hanno perso la magia. Riuscire a passare Cerbero sarà facile, facile. Attenzione! Parlerò io con lui. Chiedo scusa, cagnolino. Sei davvero un bravo cane da guardia, sì, proprio così. Ma, non è che ci potresti far passare per andare da T-Rex? Quello sembrerebbe un sì. Vi prendo un telo da bagno, tesoro. La principessa dell'amicizia viene fin qui a farmi visita. Oh, cosa ho fatto per meritare l'onore della tua compagnia? Devi dircelo tu, T-Rex. La magia sta scomparendo da Equestria. Sì, lo so, è uno spreco di potere. Tanto delizioso. Quindi ci sei tu dietro? Sciocca puledra! Se io avessi tutta quella magia, pensi che sarei ancora rinchiuso qua dentro? Ma potrei avere qualche informazione a riguardo. Che cosa ha fatto? Sono le schede degli studenti di Twilight. Non sono studenti, non lo sono più. Con Equestria sotto attacco, i poli devono rimanere uniti. Twilight ci ha messi tutti in pericolo, partendo per uno dei suoi viaggetti e lasciando in libertà delle pericolose creature. Non crederà che siano loro la causa della sparizione della magia, vero? Sì, certo. Sono venuto ad avvertire Twilight. Ma visto che lei se n'è andata, sarà compito mio proteggere voi puledri da quelle creature. Un momento, cosa? L'hai sentito anche tu? Sì, e sembrava che venisse da là. Eravate voi, è proprio come sospettavo. D'ora in poi questa scuola sarà unicamente per pony, secondo ciò che dice la legge di natura. Dato che vi rifiutate di ammettere il vostro complotto e di restituire la magia che avete rubato, rimarrete qui mentre chiamo i vostri tutori per riportarvi a casa. Aspetti! Ho sempre avuto ragione su di loro, presidente. Ora me ne rendo conto. Che cosa stai dicendo? Non voglio avere niente a che fare con creature che possono minacciare Equestria. Saggia mossa, puledro. Anche gli altri pony ritroveranno il buon senso. Un giorno o l'altro. Cosa sta succedendo? Scusa, ho finito le mele. Cerco le Cutie Mark Crusaders. I miei amici sono nei guai. Nacey li ha messi in catene. Responsabile. Ma adesso non più. Ma voi siete buone amiche. Se riusciste a convincerla a distrarre Nacey, io potrei liberare i miei amici. Mi aiuterete? Gli alberi di Gelsi hanno i semi? Quello era un sì. Dove sta andando la magia di Equestria, T-Rex? Cos'è che la sta facendo sparire? Oh, se mi facessi uscire, sono sicuro che mi tornerebbe subito la memoria. Che ne pensi? Io faccio un favore a te e tu ne fai uno a me. Che ne pensi di dirci quello che sai? O rimarrai chiuso qui per sempre perché abbiamo finito le chiavi magiche e nessuno può aprirci la porta? Oh, cielo, non ci avevo pensato. Siamo intrappolati come T-Rex. Che peccato. Beh, per voi, per me, una dolce vendetta. Ah, sembra che il piano della mia pupilla abbia funzionato, dopo tutto. Chi sarebbe questa pupilla? Oh, non l'ho mai incontrata. Siamo amici di penna. In ogni lettera faceva tante domande su come presciugare la magia. E tu avresti risposto a tutte? Beh, mi annoiavo. Così ho semplicemente messo la mia amica sulla strada giusta. Potresti dirci il nome della tua amica, visto che tanto siamo tutti intrappolati qui? Oh, perché no? Perfetto scherzo del destino. Il suo nome è... Così Glossy! Io giurerei di averla vista entrare qui dopo che aveva lasciato l'ufficio. Ah!
dispiace di averti trascinata qui, ma cos'altro avrei potuto fare? Purtroppo stavi rischiando di rovinare tutti i miei piani. Oh! Tra poco potresti avere compagnia se quel fastidioso nel seno si deciderà ad andarsene! Serve tempo per risucchiare la magia di Equestria prima che il mio vortice possa riportarla in un altro reame. 3 giorni sembrano proprio un'eternità, Sai, voi pony avete sbagliato tutto. L'amicizia non è magia. L'amicizia è potere. Con Twilight e le sue compari lontane dalla scuola, tutta Equestria si inchinerà davanti a me! La futura imperatrice!